Covid-19 in Campania, 9.179 positivi su 50.444 tamponi, 11 deceduti, in aumento le terapie intensive. L'amministrazione di Enzo Ferrandino posa la prima pietra al Rodari, il sindaco, una giornata storica, scuole più moderne e sicure per i nostri bambini. Sanità ischitana e fondi del PNRR, Dionigi Gaudioso, bisogna risolvere le criticità del sistema sanità e mettere fine alla cronica carenza di personale sanitario presso il Rizzoli. Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, l'appello di Paolo Massa ai giovani, ai primi segnali di disturbi alimentari, chiedete aiuto. A Forio la commovente commemorazione di Domenico Savio a 2 anni dalla morte, il figlio Gennaro in lacrime: caro papà, porteremo avanti i tuoi ideali comunisti e i valori della solidarietà e della fratellanza che ci hai trasmesso. Lo sport, Barano Calcio, si separano le strade tra il tecnico Isidoro Di Meglio e gli Aquilotti. Calcio a 5, la Libera cade contro il Futsal Cost, Raffaele Cuomo, avversari bravi a sfruttare i nostri errori. Nel post partita anche le dichiarazioni del direttore generale Caruso e del tecnico degli ospiti del Gaizo. Buonasera, ben ritrovati con l'anteprima del telegiornale di Nuvola TV. Abbiamo ascoltato i titoli di questa sera in apertura: il bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania con i dati sul contagio in aumento leggermente, i posti letto di terapia intensiva, così come aumentano anche i nuovi casi e quindi l'incidenza rispetto al numero di tamponi analizzati. Parleremo poi della prima pietra simbolicamente posata quest'oggi dall'amministrazione comunale di Enzo Ferrandino al plesso Rodari. È stato demolito il vecchio plesso, iniziano i lavori per la costruzione di quella che sarà una scuola nuova a tutti gli effetti. Poi parleremo ancora della sanità ischitana, sul tema è intervenuto ai nostri microfoni Dionigi Gaudioso, e poi spazio all'attualità. Oggi ricorre la giornata nazionale del fiocchetto Lilla, a Nuvola TV un intervento importantissimo di Paolo Massa. Ancora all'attualità con il ricordo di Domenico Savio, sabato si è tenuta la cerimonia a Forio nel quartiere di Monterone, la commozione ovviamente del figlio Gennaro in lacrime. Poi concluderemo con lo sport, la notizia di giornata: l'addio al Barano di Isidoro Di Meglio, ufficialmente per motivi lavorativi, si separano comunque le strade tra il tecnico e gli Aquilotti. E poi parleremo di calcio a 5, andando ad approfondire quella che è stata la sconfitta dei foriani rimediata in casa con il Futsal Cost sabato scorso. Ascolteremo le dichiarazioni post partita sia dei foriani ma anche della squadra ospite. Di tutto questo parleremo tra pochissimo dopo la pubblicità, restate con noi. Scegli la fibra di Ischia Wi-Fi. Verifica la copertura chiamando al numero verde 800 033 795 oppure visita il sito ischiawifi.com. L'attivazione è immediata. Un tecnico provvederà ad installare la fibra ottica direttamente a casa tua o nella tua azienda. Internet non è mai stato così veloce fino a 1 giga al secondo. La fibra ora è attiva. Adesso puoi guardare film e sport senza problemi di buffering. Ischia Wi-Fi. Vivere il presente. Connessi al futuro.
Vuoi organizzare meglio i tuoi spazi e renderli più belli ed accoglienti? Per i lavori presso abitazioni o locali ad uso ufficio, affidati agli esperti di Drywall. Da oltre 20 anni, professionalità e competenza a disposizione del mondo edile sull'isola d'Ischia. Drywall è una ditta specializzata nella realizzazione di controsoffitti artistici in nervo metal, porte scorrevoli a scomparsa, controsoffitti in cartongesso, isolamenti termici ed acustici, archi e pensiline esterne, intonaci e pareti. Contattaci chiamando al 329 36 26 223 oppure scrivendoci via email. Drywall, per noi il lavoro è un'opera d'arte. Hai sempre voluto rendere la tua casa più ecosostenibile e risparmiare sui costi dell'energia elettrica, ma ti sei lasciato scoraggiare dagli alti costi e dalle disposizioni poco chiare? Grazie all'installazione di più di 300 impianti fotovoltaici, New Impiantistica ti guiderà nella scelta migliore per la tua casa. Diminuirai i costi in bolletta facendo una scelta sostenibile per l'ambiente. Sei ancora preoccupato per la spesa iniziale? Con New Impiantistica puoi avere il tuo impianto fotovoltaico approfittando dello sconto in fattura del 50%, pagandolo solo la metà, anche in comode rate a partire da 49 euro mensili. Compila il form per richiedere la tua consulenza gratuita e senza impegno con uno dei nostri esperti. Per una cucina raffinata e di qualità con pesce fresco ischitano e di stagione, scegli Pescheria Uparanziel. Consegniamo a domicilio presso strutture alberghiere, ristoranti e presso le case dei cittadini isolani, portando con noi quel profumo di mare che è tipico della nostra terra. I pesci ce li peschiamo noi, questa è la differenza. Siamo alla Chiaia, in via provinciale Lacco 2931, nel cuore di Forio. Contattaci al numero 081 193 68 047. Vuoi un paese sempre pulito? Segui le regole della nuova raccolta differenziata di Supereco e Comune di Forio, esponendo correttamente e negli appositi kit dalle 22 alle 5 le tipologie di rifiuto previste dal nuovo calendario. Così rendi pulito il tuo paese ed eviti pesanti sanzioni. Rispettati. Ama Forio. Rieccoci con il telegiornale di Nuvola TV, iniziamo subito dai dati giornalieri sulla pandemia. A livello regionale in aumento i nuovi casi, 9.179 i positivi su 50.444, continua a crescere l'incidenza dei nuovi casi rispetto al numero di tamponi analizzati, basso il numero di deceduti, 4 nelle ultime 48 ore, 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri, in leggero aumento. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 37 su 631 disponibili in totale, 553 sono invece i posti letto di degenza occupati sui 3.160 disponibili in totale. Andiamo subito alle notizie che riguardano l'isola di Ischia. In apertura oggi la politica, l'amministrazione comunale di Ischia insieme ai bambini del circolo didattico Ischia 2 hanno simbolicamente posato la prima pietra del nuovo plesso scolastico Rodari. È stata in pochi mesi ultimata la fase della demolizione del precedente stabile ed è iniziata oggi la nuova fase con la prima colata di cemento per la creazione delle fondamenta. Presente il parroco Don Giuseppe Nicolella per la tradizionale benedizione durante la cerimonia, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha voluto ringraziare l'ufficio tecnico, la comunità scolastica rappresentata dalla dirigente Rossetti e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto che, lo ricordiamo, non porta alcun costo per la comunità ischitana. Dopo 40 anni si costruisce di nuovo una scuola nuova, ha dichiarato Enzo Ferrandino, e questo è il primo passo verso un rinnovamento generale delle nostre strutture scolastiche. Vogliamo scuole più moderne e sicure per i nostri bambini, ha dichiarato il sindaco. Ascoltiamo. A nome dell'amministrazione voglio ringraziare la dirigente che sicuramente sotto l'aspetto, diciamo, della cura degli edifici scolastici in generale, per noi è sempre stato un pungolo sempre costruttivo, nel senso che c'è sempre stata una dialettica
ben alimentata, dove alla fine i risultati, diciamo, sono quelli che abbiamo sotto agli occhi tutti, e quindi è un bel lavoro in sinergia che si è fatto tra la scuola e chi quotidianamente vive la scuola, dirige la scuola e cerca di lavorare al meglio per garantirvi la migliore istruzione, la migliore formazione possibile. Di questo siamo tutti quanti contenti, certo, e soddisfatti. Sulla palestra abbiamo presentato con l'ufficio tecnico la progettazione ad un bando qualche settimana fa, e incrociamo le dita sperando che vada tutto per il meglio. Diciamo grazie, con un applauso. Chiaramente così un'azione sinergica di confronto e di dialettica con il mondo della scuola ci ha portato a riuscire a intercettare questi fondi a costo zero per la nostra comunità, per la realizzazione di questa prima scuola. Devo dire la verità, l'ufficio tecnico, a cui vanno i complimenti, l'ho riconosciuto anche prima del saluto, per questa intensa attività di progettazione e di reperimento dei fondi, ha previsto anche la demolizione e realizzazione di altre scuole, come per esempio la Giovanni Paolo. Stiamo candidando delle progettazioni per ristrutturare altri plessi come la Durante, la Marconi, il progetto della scuola media. Quindi c'è una intensa attività finalizzata a modernare il nostro patrimonio dell'edilizia scolastica. È importante che le future generazioni della nostra comunità possano formarsi in luoghi e in ambienti quanto più confortevoli possibili, belli, perché è giusto che siano educati ai comfort e alla bellezza, perché sono sicuro che questo sarà determinante anche per la formazione dei nostri figli in futuro. E stamattina siamo qui in questa opera fortemente simbolica della posa della prima pietra, o comunque del primo palo di fondazione della scuola. Mi fa tanto piacere vedere le armature che sono posate nel cantiere, realizzate con bei ferri diciamo grossi, quindi che finiscono per presagire delle fondazioni resistenti, e quindi avremo una scuola forte, capace di accompagnare i nostri figli per tanti tanti e tanti anni. Speriamo in una decina di mesi di poter avere la disponibilità planovolumetrica della struttura. Abbiamo avuto un piccolo rallentamento all'inizio proprio per il trasporto in terraferma delle macerie frutto della demolizione. Purtroppo abbiamo il collo di bottiglia dei collegamenti marittimi per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali. Le macerie erano rifiuti speciali, però devo dire la vita, la ditta con grande impegno, a cui va pure il nostro ringraziamento, perché stiamo notando un'attenzione e una cura non comune che non si rilevano in tutti i cantieri di opere pubbliche. Oramai abbiamo una discreta esperienza, stiamo maturando una discreta esperienza, e diciamo che la procedura alla fine ci ha consentito di selezionare una ditta che sembra, diciamo, fino a questo momento molto, molto seria e puntigliosa. Una notizia flash che riguarda il comune di Casamicciola: si è svolto un nuovo sopralluogo dei tecnici della città metropolitana via D'Aloisio, in concomitanza con l'avvio del cantiere per i lavori di manutenzione idraulica e di sistemazione del bacino dell'alveo La Rita. Ad ispezionare l'alveo, prima di un incontro presso gli uffici comunali di via Tommaso Morgera col sindaco Giovan Battista Castagna, i tecnici comunali, gli ingegneri Baldacci, Terracciano e Del Prete, l'ingegner Capizzi, direttore dei lavori. Va sottolineato che le dinamiche e le modalità dell'intervento sono in continua evoluzione, anche perché nell'area sono tuttora in corso anche le opere di metanizzazione. L'importo totale dell'intervento è di oltre 1 milione di euro, e punta a mettere in sicurezza il lungo tratto tombato dell'alveo, nel quale confluiscono altri canali. Di qui l'importanza di un'opera che influisce anche nella sottostante zona costiera della Fundera, nel limitrofo comune di Lacquameno. Questo è il comunicato stampa diffuso dal comune di Casamicciola. E sulle
problematiche della sanità ischitana e sulla opportunità e sui fondi previsti dal PNRR è intervenuto anche il sindaco di Barano e neoconsigliere della città metropolitana di Napoli, Dionigi Gaudioso, che è intervenuto all'interessante convegno tenutosi sabato scorso e organizzato dall'ASL nella sala consiliare del comune di Ischia. Abbiamo messo in evidenza le criticità della sanità e la cronica carenza di personale presso l'ospedale Rizzoli, che va definitivamente risolta, ha tra l'altro affermato Gaudioso. Il servizio è di Gennaro Savio. Dionigi Gaudioso stamattina nella sala consiliare del comune di Ischia ha un importante convegno sulla sanità. Sanità isolana che purtroppo continua a soffrire di tante carenze, a partire per esempio dalla mancanza della possibilità di fare la radioterapia per gli oncologici, che nel 2022 sono costretti ancora con sacrifici e sofferenze a spostarsi sulla terraferma. Chiaro, noi stamattina veramente con piacere abbiamo fatto questo convegno sulla sanità, siamo venuti qua, presente il dottore Pietro Buono e si è collegato anche il direttore, il responsabile regionale, il dottor Nino Postiglione, quindi veramente con piacere abbiamo fatto questo incontro e abbiamo chiesto di farne altri durante l'anno, perché è un tema forse il più sentito sull'isola. E è chiaro che noi abbiamo messo in evidenza i problemi che abbiamo a Ischia, che sono un po' vecchi, ma spesso non si riescono a risolvere. Abbiamo spesso questo personale che cambia in continuazione o abbiamo carenza di personale, perché sappiamo che molte volte da fuori non vogliono venire. Si sta parlando tanto di questo ampliamento dell'ospedale Rizzoli, mi auguro che a breve veramente parta definitivamente questo ospedale, ma non è solo la questione dell'ospedale, si tratta anche, ripeto, di portare un organico stabile sull'isola e quindi non farlo muovere. Devono trovare loro le soluzioni affinché si arrivi a questo. Ultimamente abbiamo messo un buon punto a favore, c'è stato per quanto riguarda la sanità, parlo del tema della SIR, ha aperto finalmente una grande struttura a Fiano, quindi nel comune di Barano, grazie all'azione dell'ASL, questa nuova struttura, una struttura nuova che può ospitare tutti i soggetti che hanno un po' problemi, che prima stavano a Villorizzonte, da poco erano andati in terraferma, quindi stanno rientrando ed è un fatto positivo. È chiaro che io, dagli ischitani che oggi stanno in regione, occupano ruoli importanti nell'ASL, parlo dei vari dottori Pietro Buono e Nino Postiglione, mi aspetto che l'isola possa svoltare definitivamente, visto che abbiamo messo in evidenza, non è un'isola di soli 65.000 o 70.000 abitanti, ma noi durante il periodo estivo triplichiamo completamente, quindi i numeri sono diversi, abbiamo bisogno di strutture completamente diverse e farci trovare pronti nel momento in cui anche i turisti possono avere problemi. Quindi ritengo che è stato un convegno veramente importante. Da tempo si fanno tanti proclami, tante proposte, tanti convegni, affinché questo non rimanga il solito convegno istituzionale, soprattutto partendo dal presupposto che ora ci sono i fondi attraverso il PNRR, è un treno che Ischia non può perdere. Quale sarà l'impegno politico dei sindaci dell'isola di Ischia affinché si possa ottimizzare anche la presenza di questi fondi? Ma io questo l'ho già detto anche ai miei dipendenti, ai colleghi che stanno in amministrazione con me. È chiaro che questo è un momento storico, per tutto, diciamo, l'Italia, l'Europa, e Ischia deve tentare di approfittare, ma non solo sulla sanità, su tutti i temi più importanti. Noi dobbiamo cercare assolutamente di approfittare e di rendere l'isola sicuramente migliore rispetto a prima, quindi dobbiamo cercare con questi fondi non di buttarli, ma di migliorare l'isola quanto più possibile. Dalla politica passiamo all'attualità. Oggi, 15 marzo, ricorre la giornata nazionale dei disturbi alimentari, che negli ultimi anni ha portato tante tragedie, che hanno comportato in modo particolare tra i giovani e non solo. Ne abbiamo parlato col professor Paolo Massa, presidente dell'associazione Artemisia, una delle associazioni del settore più attive e presenti in Italia, il quale tra l'altro ha lanciato un appello ai giovani: ai primi segnali di disturbi chiedete aiuto. Il servizio è di Gennaro Savio.
Paolo Massa, presidente dell'Associazione Artemisia. Oggi, 15 marzo, ricorre la giornata nazionale dei disturbi alimentari. Ogni anno sono varie le iniziative che portate soprattutto nelle scuole oppure tra i giovani col cosiddetto fiocco lilla. Quest'anno cosa vi siete riservati di fare? Salve a tutti, quest'anno c'è ancora le normative Covid, non abbiamo fatto manifestazioni che potessero coinvolgere il pubblico, quindi manifestazioni pubbliche, però di controcanto abbiamo lavorato molto su iniziative, piccole iniziative, partendo già da venerdì scorso con la collaborazione dell'associazione di Maria Francesca Pascale a Inner Wheel, che abbiamo fatto una conferenza alla Biblioteca Antoniana sulla paura del cibo, quindi la paura della violenza sulle donne e sul cibo. Poi sabato siamo stati a Napoli all'inaugurazione del Fund for Mind col dottor Leonardo Mendolicchio, dove la voce di Artemisia ha parlato della problematica della scuola. Oggi abbiamo fatto con le scuole ischitane superiori e anche con la scuola media di Ischia un momento di riflessione, e che ha dato già alcuni risultati, tant'è vero che alcuni colleghi mi hanno già contattato, perché nel momento in cui hanno parlato sono venute fuori delle problematiche che purtroppo sono subito, ci sono. Uno dei problemi dei disturbi del comportamento alimentare è quello che spesso chi ne soffre si chiude in se stesso, non ne parla, anzi più passa il tempo e più si chiude sempre di più. E quindi abbiamo avuto questo. In più ho avuto un bellissimo messaggio di una ragazza che l'anno scorso, dopo il fiocchetto lilla, mi contattò, siamo riusciti a mandarla in un percorso terapeutico corretto, sta soffrendo ancora perché sono cure che non sono brevi, però è stato bellissimo perché ha detto: oggi mi sento sicura, almeno sono tranquilla che sono seguita. Ecco, quindi un'iniziativa come questa, anche come quella di aver fatto semplicemente un minuto di raccoglimento e una riflessione sui disturbi del comportamento alimentare, già facciamo dei piccoli passi per aiutare questi ragazzi. E noi stiamo battendo molto, abbiamo fatto il referente di CA con il liceo, quindi stiamo proponendo, adesso sabato andrò a Genova a parlare con i componenti del movimento Lilla, quindi mi confronto con le altre associazioni per fare in modo che questa figura riusciamo ad ottenerla mediante il MIUR, cioè nelle scuole di riuscire ad avere un referente DCA. Questo porta alla formazione dei docenti sul problema, i docenti possono affrontarlo con un po' di preparazione ed essere di grande utile per una prevenzione primaria, oppure per indirizzare subito i ragazzi a un percorso di cura esatto. Paolo, tu hai vissuto in prima persona questa tragedia, da anni segui queste problematiche. Un consiglio che ti senti di dare ai ragazzi che possano attraversare un momento difficile, o ai loro genitori? Allora, i loro genitori, se hanno dei sospetti, di intervenire subito, di non lasciare passare il tempo. Ai ragazzi so che è difficile a volte, ma la cosa più importante è quella di chiedere aiuto, di non sentirsi né diciamo sbagliati o meno, e né farsi problemi, ma chiedere al più presto aiuto. Nel fine settimana sono state ben due le iniziative pubbliche tenute a Forio in ricordo di Domenico Savio a 2 anni dalla morte: sabato pomeriggio in piazza Cerriglio a Monterone e domenica mattina nel cimitero comunale presso la tomba in cui riposa il fondatore e segretario generale del PCML. Vediamo il servizio. Lui mi strinse la mano e mi disse: mai avuto un complimento da mio padre, perché era così, non perché non lo meritasse o qualcuno non lo meritasse. Disse: Gennaro, tu sei anche un grande dirigente, questo non lo so, spero di poterlo dimostrare, non per me, ma per onorare la sua memoria. In occasione del secondo anniversario della morte, in piazza Cerriglio a Monterone si è tenuta la commemorazione pubblica di Domenico Savio, fondatore e segretario generale del PCML, a cui il Covid aveva negato il funerale di popolo che avrebbe meritato, il 13 marzo 2020, giorno del decesso.
dopo il silenzio suonato magistralmente con la tromba dal maestro Franco Batalano, uno dei musicisti più bravi e colti che l'isola Ischia annovera, Gennaro Savio ha tenuto il discorso di commemorazione ricordando le fasi più salienti della vita di suo padre Domenico, narrando nell'instancabile impegno politico, sindacale, sociale e giornalistico portato avanti con coraggio e determinazione sino agli ultimi dei suoi giorni a difesa degli sfruttati e dei diseredati. Il suo nome, ha tra l'altro detto Gennaro, rimarrà scritto a caratteri cubitali nella storia del movimento operaio e comunista nazionale ed internazionale per essersi battuto con coraggio e determinazione per la pace ed il socialismo e contro le ingiustizie e le disuguaglianze economiche e sociali prodotte dal sistema economico capitalistico. Infine, Gennaro, oltre ad aver sottolineato che l'amministrazione comunale di Forio non ha dato ancora il via all'iter per intestare a Domenico Savio il piazzale antistante il mercato comunale, ha denunciato un episodio increscioso che si è verificato nelle ore pomeridiane a poche ore dalla commemorazione e per cui sui social sono stati centinaia di messaggi di solidarietà. I manifestini, in suo ricordo, affissi sotto la casa natia, sono stati strappati d'impeto, accartocciati e gettati per terra. Voglio raccontarvi l'ultima cosa. Io avevo messo l'altro ieri due manifestini giù la nostra casa, vicino al palo di luce, tutto circondato dallo scotch, che non si muovevano nemmeno con il vento. Oggi sono uscito verso le 15, sono rientrato alle 17 e li ho trovati stracciati di impeto, accartocciati e buttati a terra. Ma possibile che, indipendentemente dalle idee politiche che si possono, ripeto, condividere o meno, mio padre meriti questo anche da morto? Per noi è tanto onore, perché questi sono dei vigliacchi che mio padre ha combattuto e io continuerò a combattere fino all'ultimo giorno della mia vita, con lo stesso impegno, con lo stesso coraggio che ha profuso lui per l'intera esistenza, senza chiedere mai niente a nessuno, rimettendoci sempre. Tanti sono stati i presenti che sono intervenuti per ricordare la figura e l'opera di Domenico Savio o per raccontare aneddoti di vita vissuta. Tra questi Angelo Giancotti, Alfonso Panniello, Vito Iacono, Ida Trofa, Franco Monti, Nicola La Monica, Raffaele Patalano e Giacomo Pascale. Commovente anche la cerimonia tenutasi nel cimitero di Forio, dove oltre a deporre un fascio di rose rosse da parte dei familiari, sulla tomba di Domenico Savio sono state scoperte ben due targhe in ceramica. Una scoperta da Angelo Giangotti e Vincenzo Di Maio e l'altra dai nipotini Domenico, Simone e Martina. Gennaro invece ha collocato la bandiera rossa, simbolo delle battaglie del padre Domenico. Tra gli intervenuti c'è stata anche Mercede, figlia di Rosa Iacono, l'apprezzata e stimata fondatrice della Croce Rosa, che non ha potuto essere presente per motivi di salute. Tra i momenti più toccanti della cerimonia c'è sicuramente quello in cui la nipotina Martina, musicista, ha suonato per il nonno. Al termine della cerimonia, i nipoti hanno provveduto a deporre dei fiori sulla tomba della nonna Maria Barile, moglie di Domenico Savio. La pagina dedicata allo sport, iniziamo dalla notizia che ha scosso l'ambiente del Barano Calcio con un comunicato stampa. La società ha annunciato la separazione dall'allenatore Isidoro Di Meglio. Il Barano comunica a tutti gli organi di informazione, si legge nel comunicato, che per sopraggiunti motivi di lavoro molto impegnativi il mister Isidoro Di Meglio non potrà garantire la presenza costante agli allenamenti e alle gare fino alla fine della stagione. Per questo motivo e in tutta serenità le parti di comune accordo hanno deciso di interrompere il rapporto.
posto di lavoro. A Isidoro la società augura di riuscire a togliersi le soddisfazioni che merita in questa nuova avventura lavorativa, soddisfazioni che purtroppo il campo non è riuscito a dare nonostante le meritasse. La squadra è stata affidata a mister Ciro Mennella, tecnico valido e uomo di fiducia della società, che avrà il compito di portare a termine la stagione calcistica. Chiudiamo con il calcio a 5. Come abbiamo già anticipato ieri, sabato scorso, la Libera, dopo 3 vittorie consecutive, è caduta in casa nello scontro diretto per la zona playoff contro il Futsal Coast, e nel post partita abbiamo raccolto le dichiarazioni, tra gli altri, di Raffaele Cuomo, che ha dichiarato che gli avversari sono stati bravi soprattutto a sfruttare gli errori dei giocatori foriani, e nel post partita abbiamo raccolto anche le dichiarazioni del direttore generale Giuseppe Caruso e del tecnico degli ospiti del Gaizo. Sentiamo. Raffaele Cuomo, una battuta d'arresto per la Virtus Libera, che veniva da una serie di belle vittorie, di una gara però combattuta fino alla fine. Sì, oggi abbiamo perso contro una squadra di categoria che ci ha messo in difficoltà, ha fatto la sua partita, si è messa là dietro e sui nostri errori ci ha punito e adesso si sono portati la partita a casa. Proprio quello che è mancato, diciamo, la Virtus Libera soprattutto all'inizio non è riuscita a finalizzare delle limpidissime azioni da gol, cosa che ha fatto con Ferraro invece la squadra avversaria. Sì, in questo sport è così, se ha delle occasioni non le sfrutti, poi il calcio a 5 è la prima occasione contro, in queste categorie queste squadre esperte ti puniscono, e purtroppo è così, loro sono stati più bravi di noi oggi e hanno portato il bottino pieno a casa. Siamo abituati ai tuoi gol, ma oggi ne hai fatto uno veramente bello. È stato un bel gol, però non è servito a niente, quindi era meglio se non lo facevo, si poteva dire, però purtroppo è andata così. Speriamo che dalla prossima ci metteremo di nuovo sotto e riprenderemo di nuovo il nostro cammino. Abbiamo con noi il dirigente Giuseppe Caruso, dicevamo una battuta d'arresto, d'altronde non può andare sempre bene, voglio dire, molte volte anche una battuta d'arresto poi può servire per ripartire più forti di prima. Indubbiamente è stata una battuta d'arresto che non ci voleva per il raggiungimento diciamo dei nostri obiettivi, ma abbiamo affrontato una signora squadra che a mio avviso la cui classifica non rispecchia i suoi reali valori, perché il Futsal Coast è una squadra di categoria, fa questi campionati da anni, ha giocatori importanti su tutti, Ferraro, Tasca, il portiere, insomma è una gran bella squadra, e purtroppo oggi ci è andata male, è partita storta la giornata e non ci voleva, ma abbiamo la consapevolezza che dipende ancora tutto da noi, quindi se facciamo risultato da qui alla fine possiamo provare a disputare almeno la prima parte dei playoff in casa, ed è quello il nostro obiettivo. Abbiamo anche l'allenatore del Gaizo, una vittoria importante qui a Forio contro la Virtus Libera. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara, direi i ragazzi sono veramente comportati bene. E abbiamo gestito la partita dall'inizio alla fine. C'erano diverse individualità che mancavano a noi, ma anche loro avevano qualche assenza importante, però nonostante ciò è stata una bellissima gara da entrambe le squadre, e mi preme ringraziare la società e la squadra ospite, perché cioè di casa praticamente, perché veramente hanno dato un'ospitalità eccezionale, ci hanno trattato veramente bene, come se stavamo in casa noi, sarebbe un luogo veramente da prendere in considerazione riguardo anche un eventuale Final Eight per gli anni futuri, perché veramente è una logistica bellissima, Ischia come isola, ma anche il palazzetto è spettacolare. Prima di salutarci, come sempre, uno sguardo alle previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo.
Nel corso di mercoledì l'alta pressione sul nostro paese continuerà a garantire condizioni nel complesso stabili. Un'alta pressione proprio causata da questa circolazione depressionaria che insiste tra la penisola iberica e il Nord Africa e che richiama correnti miti e particolarmente umide sul nostro paese. Infatti, osservando la mappa della nuvolosità, notiamo come queste correnti particolarmente umide interessano ancora una volta la Sardegna, ma anche le regioni tirreniche e il Nord Italia in parte, provocando quindi condizioni nuvolose, ma con clima che rimarrà asciutto. Ci attende quindi un mercoledì nel complesso soleggiato soprattutto al sud sui versanti adriatici ma anche sull'arco alpino, mentre una maggiore nuvolosità insisterà sulla Liguria, la Toscana, inizialmente anche sulle pianure del nord e come dicevo prima anche sulla Sardegna, nuvolosità che però andrà diradandosi nelle ore centrali sulla Valpadana con clima anche particolarmente mite, punte anche di 18-20 gradi su molte regioni, specie laddove non insisteranno le nuvole. Per maggiori dettagli, come sempre, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto per stasera, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e alla prossima.